scrittura d'Antis virtuale, che è il modo attraverso il quale riusciamo a studiare Dante nonostante le difficoltà di questo momento. Che bello rivedervi, che bello vedere qualche faccia, i vostri cari nomi dopo la traumatica lezione della settimana scorsa in cui ero sola nel nostro caro salone dell'istituto. Quindi benvenuti, veramente siamo, come ha annunciato Alice, nel purgatorio, quindi nel regno del bene, per cui ci attende un'esperienza molto più piacevole di quella che la maggior parte di voi ha fatto durante la lettura dell'Inferno l'anno scorso. Per chi di voi è nuovo, spiego un po' qual è la modalità di questa lettura d'Antis. Noi leggiamo, io leggo tutto il canto di seguito, senza alcuna speranza che ci sia una comprensione, diciamo, importante del canto letto così, ma semplicemente per mettervi a contatto con il testo diciamo, in un primo ascolto, vitale, per sentirne la musica. E poi riprendo a spiegare ogni singolo verso, terzina, addirittura parola, nel caso ci sia questo bisogno. Durante la spiegazione farò una pausa durante la quale potete inviare le vostre eventuali domande alla chat. Sicché 5 minuti dopo, mentre voi magari approfittate per andare a prendere un caffè, per fare una pausa, io mi leggo i vostri commenti e riprendiamo 5 minuti dopo, dove insomma tenterò di rispondere ai vostri dubbi. Una cosa che ho detto la settimana scorsa e che non mi stanco mai di dire è che è indispensabile avere il testo italiano davanti. Dante è già difficile così, ma senza vederlo durante le spiegazioni è davvero utopico capirlo. Quindi, chi di voi non ha il libro può aprire la pagina che adesso scrivo sulla chat, che tra l'altro approfitto per consigliarvi, perché è la pagina nel sito web della Società Dantesca Italiana di Firenze, molto affidabile, non ha soltanto le opere, ma ha anche una bibliografia aggiornatissima e tante cose interessanti. L'ho appena inviato alla chat danteonline.it e lì vedrete che ci sono le opere. Se qualcuno di voi non avesse il libro, apra o scarichi il primo canto del Purgatorio, così può seguire questa lezione senza tante difficoltà. L'altra cosa che vi volevo avvertire, qualcuno lo stava domandando nella chat, è che la settimana prossima, scusate, il 25 marzo, sarà la presentazione della mia traduzione al Centro Culturale Kirchner. È una presentazione che sta organizzando appunto l'ambasciata, per cui eccezionalmente non ci sarà lettura d'Antis, quindi se ci vediamo lì, ottimo, per via del protocollo, questa celebrazione che l'ambasciata ha deciso di fare per il Dante Day, il Dante Dì internazionale. In questo particolare anno dantesco, in cui sono 700 anni sì, della morte di Dante, quindi è davvero un anno in cui avremo moltissimi eventi di ogni genere per celebrare il nostro caro divin poeta. Ecco, l'ambasciata ha deciso di celebrare così, con questa presentazione. Si farà insomma in un modo di persona, diciamo presenziale, ma con un protocollo nella sala argentina del SSK, che di solito ha una capienza di più di 500 persone, ma questa volta ce ne staranno 70. Quindi, se qualcuno di voi vuole venire, ora vi spiego com'è, diciamo, la prenotazione. Ma comunque questa cosa si trasmetterà per streaming
per cui potete anche vederla da remoto. Diciamo inizia alle 18:30, ma stanno chiedendo, cioè apriranno il salone alle 18 perché c'è tutto un protocollo di insomma misura della febbre, di tutte queste cose, per cui alle 18:30 inizia puntualmente, ma la gente è invitata alle 18. Non preoccupatevi se si esauriscono i biglietti, potete vederlo da remoto. Credo lunedì prossimo uscirà sia il flyer che chiaramente vi invierà l'istituto se siete nella mailing list dell'istituto, insomma, di qualcuno di voi o anch'io il contatto, in quel caso ve lo passerò. E chiaramente sul sito web dell'istituto ci sarà il link per il Ministero di Cultura nel quale potete entrare per prenotare. Credo si entri, poi bisogna scegliere tra tutti i palazzi che è il Ministero di Cultura, il SSK, mettere la data 25 marzo e lì vi verrà offerto appunto di prenotare. Va bene? Quindi spero di vedere almeno alcuni di voi là, che gli altri, se ne hanno voglia, ovviamente lo seguano insomma, attraverso streaming, YouTube, non so com'è questa cosa, ma immagino che sarà spiegato. Poi una cosa che forse non dovrei dire, però voi che state qui e riuscite a leggere l'italiano, non prendete la traduzione, perché la traduzione io l'ho fatta con grande amore e grande sforzo per la gente che non può leggere in italiano, va bene? Ma voi continuate a seguire Dante nella sua incredibile e intraducibile lingua originale, va bene? Allora, detto questo, che magari ricorderò, una cosa a proposito di questo, visto che appunto salteremo la lezione della settimana prossima, io detesto saltare lezioni, come sanno alcuni che sono qua, che mi sopportano anche in altre istituzioni, ho deciso di fare tra 2 settimane la lezione, nonostante sia Giovedì Santo, siccome per l'Italia non è festivo, l'istituto si è offerto gentilmente di comunque ospitare la lettura d'Antis, come abbiamo fatto anche altri anni, così non interrompiamo tanto tempo i nostri incontri, per cui ci rivediamo qui alle 2 il giovedì 1 aprile per leggere il secondo canto del Purgatorio, va bene? Lo ricorderò questo comunque alla fine della lezione, così se c'è qualcuno che è arrivato in ritardo, insomma, non tenta invano di collegarsi la settimana prossima alle 2. Bene, detto questo, direi che siamo pronti per iniziare la lettura. Visto che la settimana scorsa non avete potuto fare domande durante l'introduzione al Purgatorio, se avete qualche dubbio relativo a quel che si è detto allora, durante la pausa potete anche domandare su quello. Va bene? Dunque, leggiamo questa meraviglia di cantica, veramente Grazie, stupenda. Gloria. Allora, prima tutto di seguito, non spaventatevi se ci sono delle cose che non si capiscono, poi si spiega tutto dall'inizio. Percorrermi le acque, alza le vele, omai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele. E canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Ma qui la morta poesia risurga, o sante muse, poiché vostro sono. E qui Calliope alquanto surga, seguitando il mio canto con quel suono di cui le piche misere sentiro lo colpo tal che disperar perdono. Dolce color d'orienta al zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo, puro in fino al primo giro, agli occhi miei ricominciò diletto. Tosto che uscì fuor dell'aura morta che m'avea contristati gli occhi il petto.
lo bel pianeto che da mar conforta faceva tutto rider l'Oriente, velando i pesci che erano in sua scorta. Mi volsi a man destra e posi mente all'altro polo e vidi quattro stelle non viste mai fuorché alla prima gente. Goder pareva il ciel di lor fiammelle, o settentrional vedovo sito, poiché privato sei di mirar quelle. Com'io dal loro sguardo fui partito, un po' come volgendo all'altro polo, laonde il carro già era sparito, vidi presso di me un veglio solo, degno di tanta reverenza in vista, che più non dea padre alcun figliolo. Lunga la barba e di pel bianco mista portava i suoi capelli simiante, dei quai cadeva al petto doppia lista. I raggi delle quattro luci sante fregiavan sì la faccia sua di lume, ch'il vedea come il sol fosse davante. Chi siete voi che contro al cieco fiume fuggita avete la prigione eterna? Disse il movendo quelle oneste piume. Chi va guidati o chi vi fu lucerna uscendo fuor della profonda notte che sempre nera fa la valle inferna? Sono le leggi d'abisso così rotte? O è mutato in ciel nuovo consiglio che dannati venite alle mie grotte? Lo duca mio allor mi diè di piglio e con parole, con mani e con cenni reverenti mi fe le gambe il ciglio. Poscia rispose lui, da me non venni. Donna scese del ciel per li cui prieghi della mia compagnia costui sovvenni. Ma de che è tuo voler che più si spieghi di nostra condizione com'ella è vera, esser non può il mio che a te si nieghi. Questi non vide mai l'ultima La sera, vedi? ma No. per la sua follia le fu sì presso che molto poco tempo a volgere era. Siccome io dissi, fui mandato adesso per lui campare e non gli era La altra vedi? fida che questa per la quale mi son Claudia? messo. Mostrato lui tutta la gente a lui, e Questa ora intendo mostrar quegli spiriti che purgano la che sotto la tua balena. nos da il purgatorio, voi la Com'io lo conoscete, tratto, sarìa lungo íbamos a dirti, a e Dante a l'alto hacer scende unos cursos de mi aiuta, perché ci perfezionamiento. avrò Ella nos ha dado aperti clase a gli noi. auditi. Scusate, vedrò se riesco a Ricordás? spegnere La ves? i microfoni, perché altrimenti. Es una divina. Ecco, vabbè, meno male che non stava parlando di me. Adesso continuiamo allora. Riprendiamo dal verso 64. Mostrato lui tutta la genteria, e ora intendo mostrar quegli spirti che purgan sé sotto la tua balia. Com'io lo tratto, sarei a lungo a dirti. Dell'alto scende virtù che mi aiuta a conducerlo a vederti e a udirti. Or ti piaccia gradir la sua venuta, libertà va cercando, che è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Tu lo sai che non ti fu per lei amara e inutica la morte, ove lasciasti la vesta che al gran dì sarà sì chiara. Non son gli editti eterni per noi guasti, che questi vive e minos me non lega, ma son del cerchio ove son gli occhi casti di marzia tua che in vista ancor ti priega, o santo petto, che per tua la tegni, per lo suo amore dunque a noi ti piega. Lasciane andare per i tuoi sette regni, grazie riporterò di te a lei, se d'esser men trovato laggiù degni. Marzia piacque tanto agli occhi miei mentre chi fui di là, dissegli allora, che quante grazie volse da me fei. Or che di là dal malfiume dimora, più muover non mi può, per quella legge che fatta fu quando me ne uscì fora. Ma se donna del ciel ti moveregge, come tu dì, non c'è mestier lusinghe, basti sì ben che per lei mi richegge. Va dunque e fa che tu costui ricinghe d'un giungo schietto e che li lavi il viso, sì ch'ogni succidume quindi spegne. Che non si converria l'occhio sorpriso d'alcuna nebbia, anche
andare dinanzi al primo ministro che è di quei di paradiso. Quest'isoletta intorno a dimo, la giuccola dove la batte l'onda, porta dei giunchi sopra il molle limo. Null'altra pianta che facesse fronda o induasse vi può aver vita, però che alle percosse non seconda. Poscia non sia di qua vostra redita. Lo sol vi mostrerà che suo giormai prendere il monte a più lieve salita. Così sparì e io su mi levai senza parlare, tutto mi ritrassi al duca mio e gli occhi a lui dezzai. El cominciò, figliol segue i miei passi, volgianci indietro che di qua dichina questa pianura ai suoi termini bassi. L'alba vinceva l'ora mattutina che fuggia dinanzi, sicché di lontano conobbe il tremolar della marina. Noi andavamo per lo solingo piano, com'om che torna alla perduta strada, che infino ad essa gli pare ir in vano. Quando noi fummo, la vela rugiada pugna col sole, per essere in parte dove adorezza poco si dirada, ambo le mani sull'erbetta sparte soavemente il mio maestro pose, ond'io, che fui accorto di sua arte, porsi per lui le guance lagrimose. Ivi mi fece tutto discoverto quel color che l'inferno mi nascose. Venimmo poi in sul lito diserto che mai non vide navigar sulle acque uomo che di tornarsi a poscia esperto. Quivi mi cinse sì come altrui piacque. Oh maraviglia, che qual egli scelse l'umile pianta, cotal si rinacque, subitamente la onde la verse. Allora, riprendiamo da capo. Dunque, vi ricordate che Dante e Virgilio, dove li abbiamo lasciati, erano appena usciti a rivedere le stelle, avendo insomma oltrepassato il centro di gravità dove è Lucifero, ed erano appunto la prima cosa che Dante come poeta ci annuncia della liberazione che aveva implicato l'inferno è il recupero appunto delle stelle, stelle che come vedremo hanno un'enorme importanza in questo canto e nell'intero purgatorio, ovviamente anche in paradiso. Ma Dante, diciamo, prima di riprendere la narrazione che aveva finito nell'ultimo canto dell'inferno, fa una digressione, una pausa nella quale parla il Dante poeta, per annunciare la nuova materia di cui si occuperà questo secondo libro. E quindi inizia così. Percorrer miglior acque, alza le vele, omai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele. Quindi Dante inizia questo secondo libro con una metafora secondo cui il suo testo è una nave che attraversa una nuova materia presentata nella metafora come un mare diverso da quello che aveva attraversato durante l'inferno. Si tratta di un topos classico che c'era già nelle Georgiche di Virgilio, ma che in qualche modo, mettendo insieme in questo secondo verso la nave e l'ingegno, parola chiave che abbiamo avuto modo di analizzare durante la lettura dell'inferno, ricordiamo quasi inevitabilmente Ulisse, vero? Che con la sua nave aveva cercato appunto di raggiungere la montagna del Purgatorio, che è ora oggetto appunto della narrazione. Quindi vedremo che attraverso quest'origine in cui il mare e la nave sono, diciamo, presentati metaforicamente per parlare dell'opera di Dante, alla fine del canto troveremo il mare reale, il mare che cercò di attraversare Ulisse e, come noteremo, ci saranno alcune spie lessicali che rimandano puntualmente a quel canto 26esimo dell'inferno.
Questo non solo, diciamo, perché l'Ulisse dantesco, nel racconto del suo ultimo viaggio, aveva cercato, attraversando le colonne di Ercole, di andare in questa nuova terra senza la grazia, questa nuova terra che Dante si può raggiungere per grazia, ma anche perché, come abbiamo osservato quando abbiamo letto quell'incredibile canto dell'inferno, Dante stabilisce un parallelismo molto ricco di significati tra Ulisse e se stesso. E quindi, e voi sapete che il Dante, il se stesso protagonista di questo viaggio, è anche simbolicamente l'umanità. E quindi non dobbiamo mai scordarci di questo aspetto allegorico che, attraverso il quale, diciamo, Dante intende coinvolgere tutti noi nella vicenda che lui individualmente visse. Va bene? Allora, alza le vele perché la nave della commedia sta per attraversare acque migliori, appunto quelle del regno della salvezza, lasciandosi dietro un mare crudele che è quello dell'inferno. Infatti vi ricordate che l'inferno come libro propone fin dal primissimo episodio, quello della selva, la metafora del mare come qualcosa di negativo. Vi ricordate che la primissima delle innumerevoli similitudini del libro è appunto quella che rapporta il Dante appena uscito dalla selva con il naufrago che è riuscito a scampare le acque del Pelago arrivando alla riva. E quindi la prima immagine del mare che presenta l'inferno è appunto quella di un mare negativo che è analogo alla selva della tristezza, dell'angoscia, della paura. Invece ora il mare comincia a prospettarsi come una materia benevola. Va bene? E immediatamente al verso 4 Dante dichiara, come era tradizionale nell'epica, la materia. E canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Quindi con una chiarezza proprio lampante, didattica diremmo, perché come ho cercato di mostrare la settimana scorsa, essendo il regno del purgatorio di molto recente e ancora incerta costruzione quando Dante scrive, in questa cantica lui è particolarmente chiaro su come funziona, che cos'è questo regno, ed effettivamente vedete che usa questa parola si purga, che rimanda immediatamente a purgatorio, quindi il secondo regno, quello che rimarrà nel mezzo per il libro tra l'inferno, il primo regno e il terzo che è il paradiso, è quello in cui lo spirito umano, quindi le anime, si purgano, si puliscono per diventare degne di salire al cielo. Quindi sono già sicure le anime che vanno in paradiso, ma devono ancora lavare le loro tendenze verso i sette peccati capitali prima di vedere faccia a faccia Dio. Va bene? So che sto dicendo una marea di cose molto velocemente, ma scrivetevi i vostri dubbi nel caso dovessero sorgere e me li inviate poi durante la pausa. Allora qua al verso settimo è sempre il Dante poeta che parla, ma qui la morta poesia risurga, o sante muse, poiché vostro sono. Cioè, ma qui è necessario che la poesia morta, cioè quella che parlava della materia morta dell'inferno, risurga, cioè si innalzi, perché vi ricordate, abbiamo detto molte volte mentre leggevamo l'inferno, che Dante segue un precetto aristotelico. Chiaramente lui non lesse la poetica di Aristotele che non si conosceva all'epoca, ma questo principio di cui vi parlo ora brevemente era stato tramandato da alcuni autori latini, il precetto secondo cui i poeti debbono adeguare
lo stile, il registro della propria parola, del proprio discorso alla materia. E quindi, siccome la materia della bontà, la materia ormai del regno del bene, è superiore a quella dell'inferno, soprattutto quella del basso inferno, che è vicinissimo nella lettura spontanea del poema a questo inizio, è bene che la lingua si arricchisca per parlarne. E adesso arriva immediatamente un'altra cosa che era tradizionale appunto nell'epica, dopo la dichiarazione della materia, l'invocazione alle muse, che forse ricorderete nel caso dell'inferno non si trova nel primo canto, bensì nel secondo, perché il primo funge da introduzione all'intero poema, e che lì era abbastanza breve. O Dante, diciamo, si rivolgeva o muse o alto ingegno or m'aiutate, quindi era una ricerca d'aiuto sia alle muse senza alcun aggettivo e alla propria intelligenza, o mente che scrivesti ciò che ovidi, cioè memoria che hai preso appunti del vissuto. Qui si parrà la tua nobiltate, dice Dante alla propria intelligenza all'inizio dell'inferno, consapevole che questa è la sua grande opera. Qui invece l'invocazione alle muse è più lunga, è più cristiana, potremmo dire, e si diciamo evolverà ancora nell'invocazione alle muse del primo canto del Paradiso. Intanto vedete che le muse, sapete, sono deità pagane, ma che qui Dante chiaramente cristianizza attraverso questo aggettivo sante o sante muse, poiché vostro sono. Questa è una dichiarazione importantissima, attraverso la quale Dante si dichiara uno scriba di quello che Dio gli detta. Cioè Dante non è un autore che ha bisogno dell'aiuto della deità, è uno scriba, cioè un mezzo attraverso il quale il messaggio divino arriva ai vivi. Perciò si dice, diciamo, dichiara alle muse santificate che lui è un suo servo, in qualche modo, poiché vostro sono. E ricorda immediatamente un mito ovidiano molto significativo per capire qual è il grande spavento di Dante come scrittore quando si accinge a scrivere di una materia che non è mai stata transitata da alcun poeta. Quindi leggiamo il verso 9. E qui Calliope alquanto surga, seguitando il mio canto con quel suono di cui le piche misere sentiro lo colpo tal che disperar perdono. Cioè qui Calliope, che è la musa dell'epica, quel genere cui appartengono sia i poemi omerici che l'Eneide, e che vi dicevo Dante sta chiaramente qui emulando, se dichiara in apertura di canto la materia e fa l'invocazione alle muse. Calliope alquanto surga, cioè emerga per aiutarmi, seguitando il mio canto con quel suono, con quella citara, quella cetra, di cui le piche misere, le povere piche, che adesso vi ricordo chi sono, sentirono un colpo tale, un colpo, cioè le piche soffrirono il colpo della musica di Calliope, la musa, che disperar perdono, che persero ogni speranza di essere perdonate. Le piche sono le Pieride, le nove figlie del re della Tessaglia Piero, che essendo molto brave nel canto avevano osato sfidare le muse, e come conseguenza di questo atto di superbia erano state trasformate appunto in piche, che sono, sapete, questi uccelli che noi in spagnolo chiamiamo urracas, che sono, diciamo, negate al canto piacevole. Quindi vedete che è interessante questa menzione al mito ovidiano, perché in qualche modo possiamo vedere che già nella tradizione pagana c'era un'idea di una sorta di
contrappasso che, vi ricordate, abbiamo definito per quel che riguarda l'inferno, ma è esattamente lo stesso nel purgatorio, è questo rapporto analogico tra il peccato commesso e la punizione ricevuta. L'abbiamo visto nell'inferno, dove appunto appare addirittura la parola contrappasso, è una regola che, come vedremo, vige anche nel purgatorio, e qui nel mito ovidiano la possiamo anche avvertire, perché appunto, essendo state così brave nel canto che osarono sfidare la deità, hanno ricevuto come punizione la perdita appunto della bellezza del canto. Ma perché è importante che Dante qua dica questo? Questa è una cosa che io amo dire metodologicamente, no? Perché se voi siete qua è perché siete consapevoli che leggere Dante è difficile, altrimenti non avreste bisogno di un corso. E siccome è così difficile per tanti motivi, ma uno dei quali è appunto questa ricchezza di riferimenti classici, biblici, che noi dobbiamo andarci a leggere in nota, a volte ci accontentiamo di aver capito, ah va bene, adesso so chi sono le Piche e so chi è Calliope e basta. Ma noi dobbiamo andare sempre oltre, capire perché Dante in questo momento vuole parlare di Calliope e delle Piche. E ovviamente questo si capisce in una seconda lettura, ma io ho cercato un po' di anticiparvi la presenza del ricordo dell'impresa folle di Ulisse all'inizio del canto, che poi, come vi dirò, diventa appunto esplicita alla fine, perché appunto il peccato, la tendenza peccaminosa che emerge dal racconto di Ulisse del canto 26esimo dell'Inferno è precisamente la superbia intellettuale. E allora Dante, come scrittore che ha già percorso l'intero purgatorio e ha visto Dio, come poeta si prepara a scrivere qualcosa di molto difficile, per cui vuole l'aiuto di una musa che lo accompagni ricordando quello che è successo alle Pieride per via della loro superbia. Quindi dice che Calliope mi ricordi durante tutta la stesura del purgatorio che l'umiltà è indispensabile per mantenere la bellezza del canto. Come dicendo che Calliope mi protegga da quello che lei stessa può fare come punizione, affinché io, vantandomi superbamente della mia capacità poetica, non perda la bellezza, come successe appunto alle Pieride. Va bene? Allora, dopo questi 12 versi di introduzione da parte del Dante poeta, al verso 13 riprende la narrazione. Dolce color d'oriental zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo, puro infino al primo giro, agli occhi miei ricominciò diletto, tosto che usci fuor dell'aura morta che m'avea contristati gli occhi, il petto. Allora, vedete quante parole piacevoli. Certo, noi abbiamo avuto vacanze, non del tutto piacevoli per via della pandemia, tra la fine dell'inferno e l'inizio del purgatorio, ma se noi avessimo letto e stessimo leggendo, come Dante forse s'aspettava che leggessimo, l'inizio del purgatorio attaccato alla fine dell'inferno, pensate il sollievo meraviglioso dopo aver visto il mostro schifoso che è Lucifero e il ghiaccio tremendo dove sono i traditori, Cocito, che è l'ultimo paesaggio che Dante ha attraversato nell'inferno, e un colore, il colore era tutto nero, quello che vedevamo insomma nel fondo dell'inferno, la dolcezza, la pietra, lo zaffiro orientale che proveniva da Oriente, che si riteneva dai lapidari che avesse un potere salvifico. Tutto questo colore era accolto nel sereno aspetto
fatto del mezzo che è l'aria, quindi è il cielo blu che Dante sta vedendo, puro fino al primo cielo, che è il cielo della luna, che è il primo cielo andando dalla terra verso l'alto, come vedremo quando leggeremo il paradiso, ridiede ai miei occhi il diletto, il piacere che aveva perso non solo entrando nell'inferno, ma nella selva. Cioè sono anni che Dante non è felice e per la prima volta ora, insomma, vedendo quest'aria illuminata, blu, che non dobbiamo dimenticare, è l'alba della domenica di Pasqua, della domenica di resurrezione, di nuovo si sente bene. E poi, tosto c'è, non appena io uscii fuori dall'aria morta dell'inferno che mi aveva reso triste, rattristati gli occhi e il petto, sede del cuore. E immediatamente una osservazione astronomica, visto che adesso ci sono stelle. Lo bel pianeta che d'amar conforta faceva tutto rider l'Oriente, velando i pesci che erano in sua scorta. Cioè Venere, che è il pianeta che tradizionalmente induce all'amore, ma che era anche una metafora tradizionale per Maria e per Cristo, quindi il Lucifero, diciamo, la prima luce, faceva ridere tutto l'Oriente. Dante qui inaugura una metafora che sarà molto produttiva lungo tutto il Purgatorio e il Paradiso, e cioè il ridere al posto dell'illuminare, che chiaramente rende felice la luce, no? Che è metafora della grazia. Quindi l'Oriente era illuminato da Venere, da questa stella che precede l'uscita del sole nella primavera, nella Pasqua, che nell'emisfero nord il sole nella Pasqua è accompagnato dall'ariete, e quindi è un momento che precede l'uscita del sole, perché l'Oriente, che è la parte appunto da dove esce il sole, illuminata ancora da Venere, che stava velando i pesci, quindi occultando la costellazione dei pesci che erano in sua scorta, che inseguivano Venere, prima appunto dell'ariete. I pesci, come è stato osservato da alcuni dantisti, è la tipica costellazione che nell'emisfero nord è l'inverno, e quindi probabilmente il fatto che Venere, che è il pianeta dell'amore, stia velando la costellazione che è tipica dell'inverno, che in italiano poi suona così vicino a inferno, e che chiaramente è associata, visto che il lettore ha appena attraversato il cocito gelato, ghiacciato, probabilmente vuol dire che il cielo, occultando ogni traccia di ricordo del male, è pieno d'amore per accogliere Dante nella sua imminente penitenza. E Dante al verso 22, «I mi volsi a man destra e posi mente all'altro polo e vidi quattro stelle non viste mai forte alla prima gente». Io mi volsi a man destra, cioè nel senso contrario a quello in cui si volge Dante sempre per scendere nell'inferno, e posi mente, cioè ricordai l'altro polo. Su questo ci sono delle discussioni, io vedo che è un po' tardi, per cui non mi dilungo, vi dico quella che penso io, ma vi invito anche a leggere le note per vedere altre interpretazioni. L'altro polo, a mio avviso, è il polo nord, cioè quello opposto a quello dove Dante era in quel momento, perciò non è che guarda il polo nord, pone mente, cioè ricorda il polo nord, in opposizione appunto con quello che immediatamente dice, e vidi quattro stelle che non erano mai state viste che dalla prima gente. Cioè queste quattro stelle, che sono stelle dell'emisfero sud, Dante qui, questo è un verso un po' problematico, perché
in realtà non è per niente vero che la prima gente chiaramente sono Eva e Adamo, no? Che sono stati per pochissimo tempo, ma che hanno abitato l'Eden, che è la cima di questa montagna del Purgatorio, che è all'emisfero sud. Ma insomma, c'erano naviganti dopo Eva e Adamo che avevano visto queste stelle, se non altro il nostro Ulisse, che dichiara nel canto 26esimo: tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte, il nostro tanto basso che non usciva fuori dal marinsuolo. E quindi questo mai, probabilmente, come uno studioso più o meno recentemente ha osservato, potrebbe essere un meglio, cioè non mai viste così meglio che da Eva e Adamo. E questo sì, veramente tornerebbe, sia dal punto di vista proprio letterale, perché la montagna del Purgatorio è così alta che sulla cima del Purgatorio, come vedremo alla fine di quest'anno, le stelle si vedono più grandi, e quindi Eva e Adamo, queste quattro stelle luminosissime, li videro meglio di Dante in quel momento, che è alla base della montagna, ma anche simbolicamente, perché, come vedremo, come sarà esplicito alla fine del Purgatorio, ma è bene anticipare per capire anche questo episodio, queste quattro stelle simboleggiano le virtù cardinali. E ovviamente l'umanità vede le virtù, o le vive o le pratica, in modo perfetto solo prima del peccato originale. Quindi Eva e Adamo ebbero queste quattro virtù per pochissimo tempo, ma in condizioni perfette. Allora, al verso 25, goder pareva il ciel di lor fiammelle, continuano le parole piacevoli per rasserenare il lettore dopo la traumatica lettura dell'inferno. Il cielo sembrava di godere di queste quattro stelle, e Dante subito, appartenendo all'emisfero nord, l'unico abitato dalla visione medievale, immediatamente esclama: o settentrional vedovo sito, poiché privato sei di mirar quelle. Cioè pensa al cielo del nord come vedovo, cioè come avendo perso il piacere di contemplare quelle stelle del sud, il che è sempre, diciamo, vero dal punto di vista letterale, ma anche simbolico del fatto che per Dante l'umanità vive in uno stato di corruzione nell'emisfero opposto a quello che Dio aveva dato all'umanità nell'Eden per colpa appunto del peccato. E quindi il cielo del nord è privo delle virtù che rappresentano queste stelle del sud. Va bene? Scusate che sto correndo un po', ma abbiamo perso un po' di tempo all'inizio e ho paura di non arrivare in tempo a finire, perché mancano parti complicate. Allora, al verso 28, com'io da loro sguardo fui partito, un po' come volgendo all'altro polo, la onde il carro già era sparito, vidi presso di me un veglio solo, degno di tanta reverenza in vista, che più non dea padre alcun figliolo. Allora, non appena io allontanai lo sguardo da loro, da queste quattro stelle, volgendomi un poco verso l'altro polo, il polo nord, là dove il carro, cioè l'orsa maggiore, era già scomparsa, vidi vicino a me un veglio solo, cioè un anziano, detto con una parola appunto veglio, che contrasta innalzandolo con la parola vecchio che Dante aveva usato per Caronte, per il traghettatore infernale. Degno questo veglio di tanta reverenza, importantissima la reverenza nella Divina Commedia, cioè il riconoscimento della propria gerarchia minore rispetto a un altro. Cioè dalla sua vista si capiva che era degno di reverenza,
come quella che deve il figlio al padre. Va bene? Un'altra cosa che Dante dava per scontata, ma che ora non sembra molto presente nel nostro mondo. Allora, al verso 34, la descrizione di questo anziano secondo i canoni dei vecchi saggi, e in particolare quella che di questo personaggio aveva fatto Lucano nella Farsalia. Lunga la barba e di pel bianco mista portava, ai suoi capelli simigliante, dei quai cadeva al petto doppia lista, quindi aveva i capelli così, no? In segno proprio di trascuranza dei valori materiali. I raggi, questo è molto importante, fate attenzione, i raggi, verso 37, scusate, i raggi delle quattro luci sante fregiavansi la sua faccia di lume, ch'il vedea come il sol fosse davante. Cioè, le quattro luci sante, queste stelle, che abbiamo anticipato, simboleggiano le quattro virtù cardinali, adornavano così la sua faccia di luce, quindi illuminavano così tanto la sua faccia, che io la vedevo, dice Dante, come se fossi illuminato direttamente dal sole. Questo è molto importante perché, come abbiamo avuto modo di dire molte volte durante la lettura dell'Inferno, il sole è il simbolo di Dio per antonomasia. E siccome questo veglio, come ora vedremo, è un problema critico importante perché è pagano, il fatto che le quattro virtù cardinali, che sono quelle che appunto possono avere naturalmente gli umani senza l'ausilio della grazia, il fatto che illuminino in modo così potente il viso di questo personaggio, che addirittura sembra che il sole lo stia illuminando, probabilmente vuol dire simbolicamente che le quattro virtù naturali, intellettuali di questo personaggio erano in un modo così eccellente in lui che Dio gli diede la grazia di illuminarlo prima di Cristo. Dio raffigurato appunto dal sole in questa terzina. E questo personaggio, la cui identità Dante non conosce, quindi come al solito seguendo il punto di vista del personaggio non la dice neanche a noi finora, al verso 40 interpella i viandanti, cioè Dante e Virgilio: chi siete voi che contro al cieco fiume fuggite avete la prigione eterna? Certo, Dante e Virgilio, a differenza di tutte le anime che, come vedremo la settimana prossima, arrivano al purgatorio attraverso il Tevere, portati da un angelo, questo anziano vede che Dante e Virgilio stanno uscendo dall'inferno, no? E allora dice: chi siete voi che siete usciti contro il fiume cieco, la prigione eterna, che chiaramente è l'inferno, disse lui muovendo, insomma, i suoi capelli. Chi vi ha guidati? O chi vi fu lucerna, cioè chi vi ha illuminato per uscire dal carcere dell'inferno, uscendo fuori della profonda notte che sempre nera fa la valle inferna? Cioè, com'è che siete venuti qui? Con quale guida? Sono le leggi d'abisso così rotte? Cioè, sono cambiate le leggi e nessuno mi ha avvertito? O è mutato in ciel nuovo consiglio che dannati venite alle mie grotte? Dio ha deciso, e io non l'ho saputo, che i dannati vengono ora al mio regno. Vedete come Dante, come scrittore, insiste sulla distanza insalvabile che c'è tra dannati e salvati. Ora insisterà ancora, però ha già detto che la sua nave lascia il mare dell'inferno dietro di sé. Vabbè, tutte queste, chiaramente queste parole che abbiamo osservato, di luce, di bellezza, di diletto, no? Che contrastano tanto con la descrizione dell'esperienza infernale, e la grande sorpresa di questo personaggio,
che si sorprende che i dannati siano ammessi all'isola che lui sembra di star custodendo. Allora Virgilio al verso 49 evidentemente capisce il carattere santo di questa figura e quindi indica a Dante di inginocchiarsi. Lo duca mio allor mi diedi piglio, cioè mi colpì, e con parole, con mani e con cenni reverenti mi fe le gambe il ciglio, cioè mi fece mettermi in ginocchio e abbassare lo sguardo, in segno di nuovo di reverenza, di nuovo la stessa parola che era apparsa prima. Poscia rispose lui, dopo lui risponde, da me non venni, citazione evangelica, che Dante aveva già usato, vi ricordate, nel canto decimo dell'Inferno, quando Cavalcante, il padre di Guido Cavalcanti, gli aveva detto, se tu sei qua per altezza di ingegno, mio figlio ve, cioè aveva attribuito il viaggio nell'aldilà all'intelligenza di Dante, e Dante aveva risposto, da me non venni, colui che attende là, va bene, questa terzina così travagliata dalla critica, quindi non vengo da solo. Cosa importantissima, Dante in quel momento nell'inferno si riferiva a Virgilio, che comunque, come lui sapeva benissimo, e lo sapevamo anche noi dalla lettura del secondo canto dell'inferno, Virgilio non era arrivato alla selva per conto proprio, ma inviato da Beatrice, a sua volta inviata da Santa Lucia, a sua volta dalla Madonna e quindi da Dio. In questo caso Virgilio stesso dice non vengo da solo, perché chiaramente sta dicendo ormai nel Regno Santo mi manda Dio, e adesso appunto racconterà di Beatrice. Verso 53. Donna scese del ciel per li cui prieghi della mia compagnia costui sovenni. Una donna scese dal cielo all'inferno dove io appartengo affinché io aiutassi questo Dante costui con la mia compagnia. E al verso 55 aggiunge Virgilio, ma da che è tuo voler che più si spieghi di nostra condizione come è vera, ma visto che tu vuoi che noi spieghiamo meglio qual è la nostra condizione vera, esser non può il mio che a te si nieghi, cioè il mio volere non può negarsi al tuo. Vedete con quale rispetto e reverenza parla anche Virgilio con questo personaggio. E al verso 58 è sempre Virgilio. Questi non vide mai l'ultima sera, cioè Dante è vivo, non è arrivato a vedere l'ultimo giorno della sua vita al mondo, ma per la sua follia le fu sì presso che molto poco tempo avvolgere era. Ma per la sua follia, la sua superbia intellettuale, la stessa parola, ma in un aggettivo, che Ulisse aveva usato per caratterizzare il suo viaggio al di là delle colonne di Ercole, dei remi facemmo ali al folle volo, aveva detto Ulisse. Questo è molto importante perché se durante la lettura del canto 26esimo dell'Inferno avevamo osservato le diverse spie che indicavano l'identificazione che Dante provava nei confronti di Ulisse, ora ne abbiamo la conferma lessicale. Virgilio, che non mente mai, ci dice che la malattia di Dante nella selva era la follia, la stessa superbia che caratterizzava Ulisse. Perciò è chiaro che lui ricordi Calliope e le epiche quando inizia a scrivere, perché sa che è un suo pericolo la follia, Dante, va bene? Non solo suo come personaggio individuale, ma anche come umanità. Come vedremo tra un paio di mesi, nella visione dantesca, la superbia intellettuale è il peccato più caratteristico dell'uomo, perché l'uomo si differenzia dagli animali da questo dono prezioso che è l'intelligenza, dono divino,
di cui si può essere, diciamo, di cui si può fare un uso improprio, abusivo, che allontana dalla verità. Va bene? Allora, cominciamo a capire che voleva dire la selva oscura. Che voleva dire questo stato di angoscia, di perdita del senso della propria vita? Era follia. Allora, sta dicendo Virgilio, questo ancora non morì, ma a causa della sua follia fu così vicino alla morte. Vi ricordate che nella selva una delle cose che dice Virgilio è che se si persiste si muore nella selva, che molto poco tempo a volgere era, che gli mancava poco tempo per morire. E riprende al verso 61, siccome io dissi, fui mandato adesso per lui campare, cioè come ho detto, qualcuno mi ha inviato a salvarlo e non gli era altra via che questa per la quale mi son messo. Cioè il suo stato era talmente grave che non poteva raggiungere la felicità e la virtù attraverso i mezzi naturali e quindi non c'era un'altra via che quella che sto facendo, cioè visitare il regno dei morti e adesso il purgatorio. Al verso 64 continua, vedete come è molto interessante quello che fa Dante qua, perché lui come scrittore è consapevole che questo libro è lungo e quindi fa una specie di previously, no? Come ci siamo abituati noi nei serial, che quando inizia una nuova, diciamo, stagione, ci si racconta in qualche modo o attraverso una sintesi delle scene più significative della prima o attraverso un ricordo di un personaggio, si ricorda la cosa più importante che deve sapere il lettore o, diciamo, l'ascoltatore, colui che è, per capire quello che segue. E qui Virgilio sta facendo questo, no? Cioè, dal punto di vista diegetico, narrativo, sta spiegando a questo personaggio qual è la loro condizione. Ma, oltre a questo, il Dante Demiurgo sta ricordando ai lettori dell'Inferno, che probabilmente l'hanno letto tempo fa, qual era la condizione di Dante, facendo una sintesi dello stato in cui si trovava Dante prima di arrivare lì in questa spiaggia. Allora, al verso 64, mostrato a lui tutta la genteria, cioè gli ho già mostrato tutti i dannati, e ora intendo mostrar quegli spiriti che purgan se sotto la tua balia. Cioè ora ho l'intenzione di mostrargli i penitenti, no? Quegli spiriti che si purgano sotto la tua custodia. Come io lo tratto sarei a lungo a dirti, cioè non ti racconto tutto, come tutte le avventure che abbiamo avuto sarebbe troppo lungo. Solo è come se dicesse adesso tra il verso 67 e 68, solo ti dico questo. Dell'alto scende virtù che mi aiuta a conducerlo a vederti e a unirti. Cioè, dall'alto, dal cielo, mi arriva questa potenza di star trascorrendo, insomma, insieme a un vivo questi regni dell'aldilà. E al verso 70, questo forse, come vedremo dopo, era sufficiente, no? Ma adesso Virgilio commette la sua prima gaffa del viaggio, che è molto significativa e che probabilmente lui fa apposta affinché Dante capisca alcune cose importanti. Al verso 70, or ti piaccia gradir la sua venuta, libertà va cercando che è sì cara come sa chi per lei vita rifiuta. Beh, questi versi sono importantissimi, mi sono sbagliata, non è ancora la gaff, arriva dopo, questo che dice Virgilio è importantissimo, gli dice ora abbi il piacere di ammetterlo nel purgatorio, lui va cercando la libertà, un'altra definizione importantissima del libro, che è sì cara, cioè così importante, come sa chi per lei, cioè per la libertà, rifiuta addirittura la vita. Perché Virgilio dice questo? Perché quello con cui sta parlando, come vedremo ora, si è tolto la vita in nome della libertà. Al verso 73,
è sempre Virgilio che parla, tu sai che non ti fu per lei amara inutica la morte, ove lasciasti la vesta che al gran dì sarà sì chiara. Cioè, tu lo sai, già che per lei, cioè per la libertà, non ti fu amara la morte inutica, dove hai lasciato il corpo che il grande giorno del giudizio finale sarà così splendente. Ora, senza bisogno che si nomini direttamente, Dante, Virgilio e i lettori medievali hanno capito che si tratta di Catonuticense, un importante romano che apparteneva alla fazione di Pompeo e che dopo la sconfitta della battaglia della Farsalia, capendo che Cesare avrebbe vinto e avrebbe stabilito una tirannide, si suicidò. Va bene? Di Catone Dante parla sia nella monarchia come appunto simbolo estremo della libertà, sia nel convivio, addirittura come metafora di Dio stesso. Lì lui dice esplicitamente: chi se non Catone è più atto a simboleggiare Dio, seguendo comunque una tradizione antica, perché Catone era proverbiale per la sua rettitudine, la sua imparzialità politica, la sua osservanza del bene, sia in Virgilio che in Seneca, che in Cicerone, che in Lucano. E qui quello che si dice è una cosa importantissima. Si dice che la stessa libertà di cui Dante è alla ricerca nel suo viaggio, perché l'aveva persa nella selva, preda delle passioni, è la libertà per la quale Catone si uccise. Ma possiamo anche capire quanto sia sconvolgente questa novità, e cioè il primo salvato della Divina Commedia è pagano, suicida e oppositore di Giulio Cesare, che nella concezione di Dante è il primo imperatore e quindi il fondatore di quell'istituzione, l'impero appunto, che garantisce le condizioni di libertà. Quindi questo è davvero un problemaccio, un triplice problemaccio per la critica. Che ci fa Catone lì? Chiaramente salvo. Non a caso Dante, insomma, era consapevole dello scandalo che avrebbe causato questa ubicazione di Catone nel regno della salvezza e probabilmente aveva previsto che davanti allo scandalo qualcuno avrebbe potuto addirittura dire, come effettivamente è successo, che Catone in realtà non è salvo, che dopo il giudizio finale, quando il purgatorio finirà, Catone tornerà al limbo. Ma Dante ha voluto esplicitare la salvezza certa di Catone proprio nel verso 75, annunciando attraverso questa brevissima profezia che il corpo che lasciò nella terra nel suicidarsi lo recupererà nella resurrezione dei corpi dopo il giudizio. Quindi questo vi avverto, perché io non so che edizioni state usando, ma mi raccomando, qui Dante esplicita la salvezza di Catone, va bene? Quindi non si può risolvere il problema semplicemente raggirandolo e dicendo no, in realtà non è salvo. No, è salvo, è salvissimo, svolge un ruolo fondamentale, sacrale, e bisogna prenderne atto e lavorare e pensare perché Catone, pagano, suicida e contrario a Cesare, è salvo. Vabbè, voi sapete, Dante ci fa lavorare, non è un testo facile, non è un testo che, insomma, accondiscende a quello che noi ci aspettiamo. Così come abbiamo trovato dannati amabili, nel senso etimologico, degni di amore, come Farinata, Pier della Vigna, Brunetto Latini, va bene? Lo stesso Ulisse. E così troveremo salvi personaggi che nessuno si aspettava di vederli salvi, come appunto il caso di Catone.
Allora, intanto abbiamo già accennato a questa estremamente alta virtù che lo caratterizzava, che è detta simbolicamente attraverso la grande luminosità del suo viso, che sembra addirittura illuminato da Dio, il che ci fa capire che per qualche motivo, chiaramente insondabile come sono tutti i disegni divini, lui ha ricevuto molto prima di Cristo la grazia del cristianesimo. E non sarà l'unico, ne vedremo altri nel paradiso, anche loro sconvolgenti. E quindi una primissima notizia che Dante evidentemente ha voluto darci all'inizio del Purgatorio è che, così come sono imprescrutabili i criteri di giustizia, per cui sono dannati personaggi che a noi sembrano gente per bene, così anche è misteriosissima la via della salvezza e Dio per grazia può salvare anche uno che visse molto prima di Cristo. Per quel che riguarda il suicidio, che è il secondo aspetto del problema, sebbene tutte le religioni, ma chiaramente quella che più conta il cristianesimo, neghi la giustizia di questo gesto, ci sono, secondo Agostino nella Città di Dio e secondo Tommaso nella Somma Teologica, delle eccezioni, cioè loro entrambi affermano che nonostante il suicidio sia una scelta che comporta sempre la dannazione, molto eccezionalmente ci sono dei gesti suicidi che in realtà sono indicati da Dio, sono gesti ispirati di proclama di un'estremistica libertà come appunto quella da quello che si evince da questi versi. Quindi, sebbene Catone, per la storia, no? Pagana, il suo gesto sia stato un gesto chiaramente politico, contrario a Cesare, di ferma fede nella Repubblica, il fatto che Dante associ in modo identitario la libertà di cui lui va alla ricerca, che chiaramente non è una ricerca politica, non è una libertà politica, non è che Dante fa il viaggio perché vuole tornare a Firenze, diciamo dopo l'esilio, no? È una libertà proprio, la libertà come dono inalienabile, non la libertà pratica di poter fare quello che uno vuole, con quella che noi diciamo volgarmente, no, oggi sono libero fino alle 4, non è quella l'accezione di libertà, ma libertà come la capacità di scegliere sempre tra il bene e il male, indipendentemente da qualunque condizionamento, anche a costa della propria vita. E quindi evidentemente qui il gesto suicida di Catone per Dante è un gesto santo, è un gesto attraverso il quale lui impersona la forza della libertà anche quando, per non fare il male, come lui riteneva che sarebbe stato fare il male sottoponendosi a Cesare, si deve anche togliersi la vita. Questa è la libertà, diciamo, come dono più importante che Dio diede all'essere umano, di cui avremo modo di parlare a lungo, non a caso, quando arriveremo proprio al mezzo del libro, al canto 50, che è il sedicesimo del Purgatorio, che non casualmente è tutto incentrato sulla libertà. E il fatto che sia stato contrario a Cesare è anche un avvertimento importante da tenere presente durante la lettura di tutto il libro, e cioè il fatto che provvidenzialmente qualcosa può essere ordinata al piano divino in modo che noi umani chiaramente non riusciamo ad avvertirlo, quindi possiamo pensare che qualcosa è un male, mentre invece nel piano divino è una preparazione a un bene che non riusciamo a cogliere,
quello che l'essere umano deve fare è seguire sempre questo istinto che lo porta al bene. E quindi, anche se visto con, diciamo, il segno del poi, questo gesto di Cesare di attraversare il Rubicone fu una preparazione alla pace di Augusto, che è a sua volta provvidenziale, preparazione provvidenziale dell'avvento di Cristo, Catone questo non lo sapeva. Per lui era un male, e seguendo la sua coscienza che era un male, si tolse la vita pur di non assecondare questo male. E questo è un gesto estremo di libertà che chiaramente Dante ritiene sacro. Va bene? Io comunque in 10 minuti ho cercato di riassumere 700 anni di dibattiti, quindi ovviamente è una sintesi per forza molto grossolana e probabilmente abbastanza incomprensibile, ma come al solito, se qualcuno di voi volesse approfondire su questo aspetto o su qualunque altro, mi può scrivere e gli posso consigliare una qualche bibliografia. Va bene? Andiamo avanti allora. Ora sì, arriva la gaffe di Virgilio al verso 76. Non sono gli editti eterni per noi guasti che questi vive minos me non lega. Cioè, gli editti eterni, che sono quelli che Catone aveva detto, ma come mai, che è successo? Dio ha cambiato regola? Cioè, noi non abbiamo infranto alcuna norma divina, già che questi vive, cioè Dante è vivo, e io non sono legato a Minos. Vi ricordate Minos, questo personaggio che nel secondo cerchio dell'inferno gira la coda tante volte quante l'anima deve scendere? E siccome Virgilio appartiene al limbo, al primo cerchio, non è legato da Minos, il che vuol dire non sono un peccatore, appartengo al limbo. E appunto adesso, per riferirsi al limbo, al verso 78 farà questo sbaglio Virgilio. Al verso 78 quindi, ma son del cerchio ove son gli occhi casti di Marzia tua, che in vista ancor ti priega, o santo petto, che per tua la tegni. Allora, ma io appartengo allo stesso cerchio, al limbo, dove sono gli occhi casti della tua Marzia. Marzia era la moglie di Catone, che era stata sposata con Catone prima, poi si era separata, aveva sposato un altro uomo con cui aveva avuto figli, e poi alla fine della sua vita era tornata da Catone. Vi racconto brevemente questa storia perché nel convivio, facendo della vicenda di Marzia una sorta di allegoria sull'anima umana. Cioè Marzia sarebbe l'anima umana che prima appartiene a Catone, che simboleggia Dio, e che si incarna per la vita attiva in questo mondo, e questo sarebbe rappresentato dal secondo marito, ma nella vecchiaia e per la morte torna a il primo marito, che è Dio rappresentato da Catone, per salvarsi. Qui Dante evidentemente cambia parere, perché secondo il convivio Marzia è salva, e invece ora veniamo a sapere che Marzia è nell'inferno, è nel limbo insieme a Virgilio. E Virgilio quindi dice a Catone che Marzia ha l'aspetto di desiderare ancora che lui la consideri sua moglie. E quindi al verso 81 aggiunge Virgilio: per lo suo amore adunque a noi ti piega, cioè in nome del suo amore piegati alla nostra volontà. Lasciane andare per i tuoi 7 regni, lasciaci camminare, insomma percorrere i tuoi 7 regni. Anche qui, diciamo, in un modo con la solita spontaneità, Dante ci annuncia che il purgatorio ha 7 stagioni, 7 diciamo cornici, come vedremo, ognuna delle quali appartiene al,
a ogni peccato capitale. Quindi lasciami andare per i tuoi 7 regni, grazie riporterò di te a lei, se d'essermi trovato laggiù degni. Cioè io parlerò bene di te a Marzia, se tu sei degno di essere menzionato, nominato laggiù nel limbo. Allora io direi di fare la pausa ora, visto che sono finite le parole di Virgilio, e tra 5 minuti riprendiamo e leggiamo la risposta di Catone, e nel frattempo, se ci sono dei dubbi, per favore inviateli alla chat. Grazie. La mail sulla chat in caso qualcuno di voi non ce l'abbia. Non so perché non chiedo. Ecco. Ma comunque approfitto per darvi una, diciamo, un suggerimento generale su alcuni concetti che potete usare, che è l'enciclopedia dantesca che si trova online sul sito della Treccani. Per esempio, se qualcuno di voi volesse approfondire sul personaggio di Catone, può mettere direttamente su un motore di ricerca Catone in enciclopedia dantesca, e Google almeno invia direttamente a questa voce dell'enciclopedia. È una cosa molto utile, fatta a più mani, e quindi chiaramente non tutti gli articoli sono ugualmente validi, però è un bel ingresso all'argomento, a tutti i dibattiti che ha causato un personaggio, una parola. Sullo stesso sito di Dante Online che ho prima scritto sulla chat, perché lì trovate una versione accurata delle opere di Dante, lì c'è un link alla bibliografia dantesca aggiornata, nella quale si possono fare ricerche per argomento, per autore, eccetera. Quindi anche lì, se voi mettete Catone, vedrete l'elenco di tutte le cose che si sono scritte su Catone. Chiaramente molte di esse non sono reperibili in Argentina, e meno ancora in questo momento in cui molte delle biblioteche sono ancora chiuse, ma altre sì, magari si trovano in rete. Tuttavia, appunto, se qualcuno vuole qualcosa da me, mi scriva, insomma, alla mail. Poi qualcuno mi domanda sulla presentazione del libro la settimana prossima, vi prego lunedì prossimo di entrare al sito dell'istituto, dove probabilmente ci sarà il link che porta al Ministero di Cultura, attraverso il quale ci si può prenotare. Va bene? Allora, riprendiamo per favore dal verso 85, dove la risposta di Catone. Marzia piacque tanto agli occhi miei, mentre chi fu di là disse allora che quante grazie volse da me fei. Cioè, mentre io fui di là, cioè nel limbo dove è lei, quindi si capisce che dalla sua morte fino alla discesa di Cristo nel limbo, dove, quando vi ricordate, Cristo si portò via in paradiso le anime dei patriarchi, evidentemente si portò via anche Catone in quel momento.
Quindi dice, mentre io ero da quella parte, piacque, Marzia piaceva tanto ai miei occhi che tutto quello che lei voleva io lo feci. Purché di là dal Malfiume dimora, cioè ora che lei è dall'altra parte della Chironte, del fiume infernale, più muover non mi può. Cioè non mi può commuovere, non, che tu me la nomini non mi fa né caldo né freddo. Vedete quanto è proprio intensa questa sottolineatura della divisione nettissima che c'è tra dannati e salvati, per quella legge che fatta fu quando me ne uscì fuori, cioè per la legge cristiana, la legge che stabilì Cristo quando salvò alcune anime che sostavano nel limbo e lasciò altri nell'inferno. Ma, dice subito dopo Catone al verso 91, ma se donna del ciel ti moveregge come tu di, non c'è mestier lusinghe, bastisi ben che per lei mi richegge. Cioè, ma se Beatrice, una donna che è scesa dal cielo, come tu dice, tu dici, è quella che ti ha mosso e che ti regge, non è necessario che tu mi lusinghi, che tu mi dica, io parlerò bene di te a Marzia. È sufficiente, no? Bastisi bene, è sufficiente che tu me lo chieda a nome di lei, della donna del cielo. E quindi, dopo aver detto questo, al verso 94, Catone dà una serie di indicazioni sui rituali che deve fare Dante per essere in grado di cominciare la salita. Va dunque e fa che tu costui ricinghe d'un giungo schietto e che li lavi il viso, sì che ogni sucidume quindi stinghe. Cioè, va, cioè, puoi camminare, prendere la intraprendere la strada e ricingi lui, cioè Dante, con un giunco schietto, quindi dritto, e lavali il viso in modo che ogni sporcizia dell'inferno tu possa stingere, cioè pulire da lui. E immediatamente al verso 97, che non si converria l'occhio sorpreso d'alcuna nebbia, andar dinanzi al primo ministro che è di quei di paradiso. Cioè, già che non sarebbe conveniente, con l'occhio nebbioso, insomma, intorpidito da qualche nebbia, presentarsi davanti al primo ministro che è di quelli di paradiso, cioè al primo angelo. Questa è anche una cosa importantissima da ricordare, che io ho detto più volte quando abbiamo letto l'ultimo canto dell'inferno, ma che è bene rinfrescare ora che intraprendiamo la penitenza. L'identità che Dante qui sottolinea tra il regno del purgatorio e il regno del paradiso. E quindi la distanza che c'è tra l'inferno da una parte e il purgatorio, il paradiso, dall'altra. Io sottolineo sempre questo, quindi chiedo scusa per chi di voi mi ha già sentito dirlo, ma è bene ricordarlo perché ci sono molti divulgatori della commedia che, lasciandosi tentare dalla somiglianza tra i primi due libri, perché nell'inferno e nel purgatorio effettivamente ci sono più personaggi che raccontano la loro storia, ci sono punizioni, ci sono contrappassi, ci sono diverse gerarchie tra i cerchi nell'inferno e le cornici nel purgatorio, che tendono a credere che i due primi libri stanno da una parte e la salvezza è solo nel paradiso. E invece no, non a caso Dante, come abbiamo detto, ha rivisto le stelle nella Domenica di Pasqua. Questa inversione che ha fatto quando, preso dai peli di Lucifero, ha attraversato il centro di gravità, è una conversione dopo la quale ha lasciato dietro di sé il male definitivamente. E da questo canto che stiamo leggendo oggi fino alla fine del paradiso vedrà soltanto anime salvate.
il solo personaggio destinato all'inferno dei libri che ci restano è il povero nostro amato Virgilio, va bene? E questo tinge di una grande malinconia il purgatorio, dove Virgilio, come sapete, accompagna Dante fino all'Eden. È una delle bellezze tristi di questo secondo libro. Ma tutte le anime che Dante trova nel purgatorio sono già salve, solo che prima di affrontare la visione beatifica debbono migliorare la propria anima. Va bene? Il fatto che Dante trovi alcuni nel purgatorio e altri nel paradiso è solo una contingenza storica, perché lui fece il viaggio nel 1300, ma se l'avesse fatto prima avrebbe visto nel purgatorio alcuni personaggi che lui nel 1300 vede nel paradiso. E se lui avesse fatto il viaggio dopo avrebbe trovato già in paradiso alcune anime che aveva visto ancora penitenti. Va bene? Sottolineo questo perché ci sono molte confusioni nella bibliografia circa la condizione delle anime del purgatorio. Va bene? Qualcuno qui mi domanda perché Virgilio non è stato salvato e perché era pagano. Lui stesso disse all'inizio dell'incontro con Dante che visse sotto il buon Augusto nel tempo degli dei falsi e bugiardi. E dopo dice anche che lui non può accedere al paradiso e che un'anima più degna di lui verrà a prendere Dante per portarlo, già che lui non è ammesso nel paradiso perché fu ribelle alla legge cristiana, in realtà giudeo-cristiana, no? Perché quelli che vissero prima di Cristo ma credevano nel Messia futuro, cioè i giudei, sono salvati. Va bene? Qualcuno dice dobbiamo imparare teologia cattolica per capire meglio Dante? Beh, non sarebbe male. Comunque non è indispensabile. Per fortuna esistono le edizioni commentate che insomma completano un po' i vuoti che ognuno di noi può avere nella formazione sia classica che cristiana, perché questo libro è la convergenza anche di finora. Fino a questo primo angelo di cui si fa riferimento qua, abbiamo parlato di Virgilio, di Lucano, di Ovidio, va bene? Quindi c'è anche molta cultura classica pagana alla base del libro, non solo le sacre scritture. Allora, attraverso, appunto, perciò la mia digressione, attraverso questa presenza di un angelo, che poi ce ne saranno altre, come vedremo, che è del paradiso, Dante sta sottolineando appunto questa identità tra purgatorio e paradiso. E adesso al verso 100, è sempre Catone che parla con Virgilio, questa isoletta intorno a Dimo, laggiù colà dove la batte l'onda, porta dei giunchi sovra il molle limo. Null'altra pianta che facesse fronda o indurasse vi puote aver vita, però che alle percosse non seconda. Allora, che cosa sta dicendo qui Catone? Lui aveva appena detto a Virgilio che deve cingere Dante con un giunco. E allora adesso sta dicendo che giunco è, e attraverso questa caratterizzazione capiamo che cosa simboleggia il giunco. Perché intanto dice questa isoletta, questo diminutivo non è casuale. Per chi di voi è nuovo, mettetevi nella testa che in Dante niente è casuale. Ogni scelta lessicale ha un perché profondo. Se ci sfugge è colpa nostra, ma Dante non riempie buchi a casaccio, va bene? Perciò Borges diceva, dopo aver letto la commedia, si ha l'impressione che tutti gli altri libri siano prodotto dell'azzardo, perché solo nella commedia ogni singola parola ha una giustificazione profonda. Allora, questo diminutivo, isoletta, è chiaramente segno di umiltà. Lui sta in qualche modo minimizzando il proprio regno. Non è per niente un'isoletta, è la sola terra emersa dell'emisfero sud. Ma l'umiltà è effettivamente quel che simboleggia il giunco, come ora vedremo. E infatti quello che dice Catone è quest'isoletta intorno, quindi nella spiaggia, adimo adimo vuol dire nella parte più bassa,
prima caratteristica che riguarda appunto l'umiltà, la giuccola dove la batte l'onda, un verso bellissimo che se qualche volta non riuscite ad addormentarvi la notte, ripetetevelo perché si sente proprio il via vai del suono delle onde contro il bordo, no? Dell'isola, cioè, però oltre al suono importante quel che dice, che l'isola nella parte più bassa è aggredita dal mare che di solito simboleggia il peccato. In questo bordo che è assalito costantemente dalla tentazione del peccato, l'isoletta ha dei giunchi che nascono nel molle limo. Sono flessibili. Nessun'altra pianta che facesse fronda, quindi un albero, che avesse dei fiori o delle foglie di cui vantarsi, o indurasse, si rendesse rigido, può avere vita lì, nel bordo, dove è costante il rapporto con il male. Perché non può vivere lì un albero che è duro? Perché non asseconda i colpi delle onde, non è flessibile. Importantissimo apprendimento di ciò che è l'umiltà, la capacità di sbagliare assecondando una tentazione e di tornare alla posizione iniziale. Questo è il giunco con cui si deve proteggere Dante dai rischi della superbia, dell'indurirsi, del non ammettere i propri errori, dell'incapacità di tornare alla verità e al bene dopo aver assecondato effimeramente il male. Allora, questo è il giunco che secondo l'unanimità dei commentatori antichi simboleggia l'umiltà, virtù opposta alla superbia, alla follia che aveva colpito Dante nella selva e che ha colpito Ulisse, che non a caso non è riuscito ad arrivare a quest'isola. Verso 106. Poscia non sia di qua vostra reddita, cioè dopo non dovete tornare da questa parte. Simbolicamente, una volta intrapresa la strada del bene, non bisogna tornare indietro. Lo sol vi mostrerà che sorge ormai, prendere il monte a più lieve salita. Il sole che sta sorgendo vi farà vedere qual è la strada che dovete prendere per cominciare l'ascensione nella montagna. Il sole, come al solito, metafora di Dio. Finite le parole di Catone, al verso 109, così sparì, e io in su mi levai senza parlare, e tutto mi ritrassi al duca mio, e gli occhi a lui drizzai. Bellissimo gesto di amore e fiducia nel maestro che è stato appena ripreso da Catone, avendo sbagliato, no? Cioè Dante ha sentito come il suo amato maestro, no? Ha sbagliato e Catone gli ha detto non c'è bisogno che tu mi lusinghi, mi potevi solo dire che ti manda Beatrice che eravamo già a posto. E Dante, lungi dal misconoscere per via di questa riprensione l'autorità di Virgilio, si mette più vicino a lui e lo guarda come dicendo io ti seguo, sei sempre il mio maestro, va bene? E al verso 112 el cominciò, figliol segui i miei passi, volgianci indietro che di qua dichina questa pianura i suoi termini bassi. Virgilio dice torniamo indietro perché io ho già visto dove è la parte più bassa dell'isola, che è appunto dove cresce questo giunco. Al verso 115 il Dante poeta, l'alba vinceva l'ora mattutina che fuggì innanzi, sì che di lontano conobbi il tremolar della marina. Allora l'alba stava già vincendo l'ultima ora della notte che fuggiva davanti a lui, quindi comincia ad esserci della luce, così che da lontano io vidi il tremolio del mare, questa diciamo questa superficie iridescente del mare. Vedete
con quale magistralità il mare che apriva metaforicamente il canto, no? Con la metafora della nave che percorre nuove una nuova materia, nuove acque, ora diventa parte del paesaggio stesso, appare il mare. E al verso 118, noi andavamo per lo solingo piano come un che torna alla perduta strada che infino ad essa gli pare ire in vano, cioè percorrevamo la pianura questa deserta come chi torna alla strada che ha perso e sente di star perdendo il tempo finché non trova la strada, che è questa fretta della penitenza, di fare questo rituale che gli è stato indicato. Mi sentite? Mi sentite? Perché io ogni tanto sì, mi sì. vedo frizzati. Sì, sì. Ah, sì, va bene. Sì. Grazie. Sente grazie. Bene, sì, sì. Grazie. Allora, al verso 121, quando noi fummo la vela rugiada a pugna col sole per essere in parte dove adorezza poco si dirada, quindi quando arrivammo al punto dove la rugiada, no, questa quetta che c'è la notte, sta lottando ancora con il sole perché si trovi in una parte dove c'è ancora l'ombra e quindi si dirada poco, non si è ancora evaporata del tutto. Quando Virgilio vede questo posto in ombra che è ancora la rugiada, è ancora bagnato, verso 124, ambo le mani sull'erbetta sparte soavemente il mio maestro pose, cioè aprì le mani, le appoggiò sull'erba soavemente per bagnarle, perché chiaramente quello che sta per fare è lavare il viso a Dante, va bene? Ma vedete, questo è molto importante simbolicamente. L'isola chiaramente è tutta circondata dal mare, ma Virgilio cerca l'acqua dolce della rugiada per lavare il viso di Dante, perché l'acqua salata del mare è connotata di peccato, va bene? Quindi ci vuole l'acqua dolce per questo rituale. Virgilio l'ha capito benissimo senza bisogno che Catone glielo dicesse. Verso 126. Ond'io che fui accorto di sua arte, porsi per lui le guance lagrimose. Ivi mi fece tutto discoperto quel color che l'inferno mi nascose. Per cui io, vedendo che Virgilio apriva le mani sull'erba, mi sono accorto di quello che avrebbe fatto, della sua arte, della tecnica che avrebbe usato per lavarmi il viso, e gli porsi le guance lagrimose, cioè le guance ancora macchiate delle lacrime dell'inferno. Quindi lui scoprì con la rugiada quel colore che l'inferno aveva nascosto dalla mia faccia. Verso 130, ora sì arrivano queste spie lessicali che rimandano al canto di Ulisse, di cui ce ne sono diverse. Venimmo poi in sul lito deserto che mai non vide navigar sue acque uomo che di tornarsi a poce esperto. Cioè arrivammo, dopo che Virgilio mi aveva lavato la faccia, a questo posto liscio, diciamo adimo, basso, il lito, cioè la costa deserta, costa che non vide mai che le sue acque fossero navigate da un uomo che diventò esperto del ritorno. Questo chiaramente è Ulisse. Nel canto di Ulisse, appunto, la parola deserto appare anch'essa in rima con esperto. Quindi qui Dante, quando sta per cingersi del giunco che rappresenta l'umiltà, virtù opposta alla superbia, ricorda il viaggio fallimentare di Ulisse, che voleva fare esperienza del tutto immanente di questo regno, del tutto orizzontale, privo di ogni volontà di migliorare e di trascendere, e che quindi non poté raggiungere, non poté diventare esperto del ritorno alla vita. Al verso 133,
quivi mi cinse sì come altrui piacque. O maravigliache qual elli scelse l'umile pianta, cotal si rinacque, subitamente la onde la verse. Allora lì, nel lito, mi cinse di questo giunco come altrui piacque, ecco, come volle Catone. Ma questo, diciamo, questa espressione, altrui piacque, è un'espressione che appare appunto nel canto 26esimo dell'Inferno, con la quale Ulisse si riferisce alla propria morte, no? Come altrui piacque, uscì dalla nuova terra questo turbine che poi affondò la nave, va bene? Quindi lo stesso altrui, la volontà divina, attraverso questo turbine miracoloso nel caso di Ulisse e attraverso il ministerio di Catone in questo caso, la stessa volontà divina che volle evitare che Ulisse arrivasse a quest'isola è quella che vuole che Dante la percorra, quest'isola, con l'umiltà. Quindi lo cinse di umiltà e qui Dante esclama, oh maraviglia, con questa solita espressione che si riferisce a fatti trascendenti, miracolosi, non appena Virgilio scelse l'umile pianta, ecco l'esplicitazione del simbolo dell'umiltà che io avevo anticipato prima, immediatamente la pianta rinacque, quella che prende Virgilio dà luogo a un'altra pianta che rinacque subitamente là dove Virgilio l'aveva tagliata, il che è di nuovo simbolico che l'umiltà genera a sua volta umiltà e che essendo una virtù divina non si esaurisce o diminuisce per il fatto che qualcuno si serva di essa, ma addirittura cresce di nuovo generosamente affinché tutti la possano prendere per il proprio bene. Io vi chiedo scusa di questa carrellata un po' di corsa che abbiamo dovuto fare, ora come al solito rileggeremo l'intero canto, ma guardo un attimo perché vedo che ci sono dei messaggi sulla chat, sono di ammirazione per il canto 111 che se non sbaglio riguarda Virgilio e gli occhi idrizzati, sì, meraviglioso, infatti, meraviglioso. Allora, rileggo tutto di seguito, con la speranza, spero fondata, che ora, oltre alla musica di Dante, possiate anche capire meglio il significato delle parole. Percorrer migliorare, alza le vele, ormai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele, e canterò di quel secondo regno, dove l'umano spirito si purga, e di salire al ciel diventa degno. Ma qui la morta poesia risurga, o sante muse, poi che vostro sono, e qui Caliope alquanto risurga, seguitando il mio canto con quel suono di cui le piche misere sentiro lo colpo tal che di sperar perdono. Dolce color d'oriental zaffiro che s'accoglieva nel sereno aspetto del mezzo, pur infino al primo giro, agli occhi miei ricominciò di letto, tosto che uscì fuor dell'aura morta che m'avea contristati gli occhi il petto. Lo bel pianeta che da mar conforta faceva tutto rider l'oriente, velando i pesci che erano in sua scorta. I mi volsi a man destra e posi mente all'altro polo e vidi quattro stelle non viste mai fuorché alla prima gente. Goder pareva il ciel di lor fiammelle. O settentrional vedovo sito, poi che privato sei di mirar quelle. Com'io dal loro sguardo fui partito, un po' come volgendo all'altro polo, là onde il carro già era sparito, vidi presso di me un veglio solo, degno di tanta reverenza in vista, che più non dea padre alcun figlio.
Lunga la barba di pel bianco mista, portava i suoi capelli simigliante, dei quai cadeva il petto doppia lista. I raggi delle quattro luci sante fregiavan sì la sua faccia di lume, chi il vedea come il sol fosse davante. Chi siete voi che contro il cieco fiume fuggite avete la prigione eterna? Disse il movendo quelle oneste piume. Chi va guidati o chi vi fu lucerna uscendo fuor della profonda notte che sempre nera fa la valle inferna? Son le leggi d'abisso così rotte? O è mutato in ciel nuovo consiglio che dannati venite alle mie grotte? Lo duca mio allor mi dia di piglio e con parole, con mani e con cenni reverenti mi fe le gambe il ciglio. Poscia rispose lui, da me non venni. Donna scese del ciel per le cui prieghi della mia compagnia costui sovvenni. Ma da che è tuo voler che più si spieghi di nostra condizione com'ella è vera, esser non puote il mio che a te si nieghi. Questi non vide mai l'ultima sera, ma per la sua follia le fu sì presso che molto poco tempo a volgere era. Sì come io dissi, fui mandato adesso per lui campare, e non gli era altra via che questa per la quale mi son messo. Mostrato a lui tutta la gente ria, e ora intendo mostrar quegli spirti che purgan sé sotto la tua balia. Com'io lo tratto sarei a lungo a dirti. Dell'alto scende virtù che m'aiuta conducerlo a vederti e a udirti. Or ti piaccia gradir la sua venuta. Libertà va cercando, che è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Tu lo sai che non ti fu per lei amara e inutica la morte, ove lasciasti la vesta che al gran dì sarà sì chiara. Non son gli editti eterni per noi guasti, che questi vive e minosme non lega, ma son del cerchio ove son gli occhi casti di marzia tua che in vista ancor ti priega, o santo petto, che per tua la tegni, per lo suo amore adunque a noi ti piega. Lascine andar per i tuoi sette regni, grazie riporterò di te a lei, se d'esser men trovato laggiù degni. Marzia piacque tanto agli occhi miei, mentre chi fui di là, disse allora, che quante grazie volse da me fei. Or che di là dal malfiume dimora, più muover non mi può, per quella legge che fatta fu quando me ne uscì fuori. Ma se donna del ciel ti moveregge, come tu di, non c'è mestier lusinghe, bastisi benché per lei mi richegge. Va dunque, fa che tu i ricinghe d'un giungo schiette che gli lavi il viso, si cogne su cidume quindi stinghe, che non si converria l'occhio sorpriso d'alcuna nebbia, andar dinanzi al primo ministro che di il paradiso. Queste isolette intorno adimo, la giocola dove la batte l'onda, porta dei giunchi sovra il molle lino. Null'altra pianta che facesse fronda o indurasse vi puote aver vita, però che alle percosse non seconda. Poscia non sia di qua vostra reddita. Lo sol vi mostrerà che sorge ormai prendere il monte a più lieve salita. Così sparì, io in su mi levai senza parlare, tutto mi ritrassi al duca mio e gli occhi a lui drizzai. E il cominciò, figliol, segui i miei passi, volgianci indietro che di qua dichina questa pianura i suoi termini bassi. L'alba vinceva l'ora mattutina che fuggì innanzi, sì che di lontano conobbi il tremolar della marina. Noi andavam per lo solingo piano com'om che torna alla perduta strada che infino ad essa gli parei in vano. Quando noi fummo la vela rugiada pugna col sole per essere in parte dove adoreggia poco si dirava, ambo le mani sull'orbetta sparte soavemente il mio maestro pose. Ond'io che fui accorto di sua arte porsi per lui le guance lagrimose. Ivi mi fece tutto discoverto quel color che l'inferno mi nascose. Venimmo poi su un lito deserto, che mai non vide navicar sue acque,
omo che di tornarsi a poscia esperto. Quivi mi cinse siccome altrui piacque. Oh maraviglia, che qual egli scelse l'umile pianta, cotal si rinacque, subitamente là onde la vesse. Grazie dell'attenzione, ci vediamo tra 2 settimane per leggere il secondo canto. Arrivederci.